Silent Hill 2, Silent Hill 2, Silent Hill 2, Silent Hill 2. Allora. Stavamo dicendo. Torniamo indietro. Cazzo è questo? Sarà una di quelle cose che cambiano in seguito in base al livello. Non saprei che dire. Si ricomincia. Uè, ciao. Buona domenica anche a te. Ciao, come stai? Siamo qua in giro per l'albergo di Silent Hill. Va che se va tutto bene, oggi lo finiamo. Ah, è bello, sto gioco. È veramente bello, guarda. Ti dico, Ma io niente, ti dicevo, se va bene, oggi lo finisco. Mi sono preso bene con questo gioco perché effettivamente è bello, l'hanno fatto bene. Quindi chi c'è qui? Chi c'è qui? Minchia, lascia perdere, vuoi mettere come non aprire? Minchia, no, che è un capolavoro, rispetto a questo è su un altro pianeta, nel senso che solo un extraterrestre potrebbe giocare una merda come Notria. Non vedo l'ora che arrivi Natale, così mi prendo la versione fisica a 5 euro da GameStop. Mi sembra abbastanza. Allora, dove siamo? Stanza e stanzetta, tutto spiano. Bene,
Cercare di mettere anche noti allora il chiaro. Quando capita qualcosa, molto volentieri, ah, che schifo, molto volentieri. Anche perché sai che io da buon intenditore prendo qualsiasi cosa, basta che non ce l'abbia. Ma sai che ad esempio, fa pure, sai che ad esempio volevo prendere l'ultimo titolo, Re Fantazio, quello che è uscito, praticamente Persona 6, per intenderci. E sai che non ce l'avevano più da... Incominciano ad avere problemi da GameStop nella distribuzione, cioè hanno meno copie di quelle che ordinano. Sì, quello sembra un capolavoro. Infatti lo volevo prendere per questo, non è tanto il mio genere, però volevo. E purtroppo non ce l'avevano, cioè hanno le copie contate e nemmeno per tutti quelli che l'hanno ordinato. Ma tra l'altro ho fatto fatica, cioè fatica relativamente sostenibile. Lo so che viene, ma anche non pensare, anche da GameStop costa 70 euro, cioè la cosa che mi sono trovato a passare di là e ho detto boh, me lo prendo, invece non ce l'avevo. In compenso Sparking Zero ne avevano tipo 40 copie da buttare che non se lo cagava nessuno. Però ti dicevo che questo è un problema. Sì, lo so che è andato a ruba Silent Hill, pensa che sempre da GameStop dove l'ho ordinato io, non sono stato fortunato, sono stato l'ultimo dell'elenco a riceverlo e a prendere anche la Steelbox che altri non hanno avuto. Vedi te? Infatti sì, sono stato fortunello, contento di averlo preso. Poi il fatto che si sentano sempre rumori su sto gioco. Mamma mia, che cazzo di ansia. Lì, dico per posto però. Buongiorno. Mamma mia, l'ospedale lascia perdere. E il labirinto? E il labirinto qua? Che palle era il labirinto? Sì, incasso Pyramid Head, poi una roba ti gira, ti fa proprio. È ansiogeno questo gioco, mette paura più per l'ansia che ti mette addosso che per le varie scene, però porca puttana. Porca puttana. Comunque mi sta piacendo tantissimo. Cioè, io non so te, non so se l'hai già finito, non so, però è proprio bello, cioè, c'è poco da dire. Sembra Mike Buongiorno quando faceva pubblicità dell'olio cuore. Hai fatto bene, se lo merita. Il voto è quello, cioè. È un remake fatto bene, inerente alla storia principale e originale, senza bug o cazzate varie, graficamente quasi impeccabile. Bravo, passamelo il link che me la guardo volentieri, me la leggo tutta ad un fiato. E ti ripeto, è un gioco fatto bene, perché non dargli il voto che si merita? Cioè, ci mancherebbe ancora. Cavolo. Chi c'è qua? Qui qualcuno. Ho sempre paura di trovarmi qualcuno alle spalle. Eccolo! Ouch. Ma lascia stare, che la gente non capisce il cazzo. No, adesso mi schizza. Mi schizza. La gente non capisce niente, è legnoso, ma... Sai cos'è? Che sono abituati a sti famosi action con la gente che fa capriole e tutto il resto. Questo in teoria non è né un poliziotto né niente, è un po' lo sfigato malato di testa. È già tanto che riesca a fare sti movimenti. Cioè, a volte pretendono il realismo dalle cose e poi si inalberano per niente. Comunque.
Ti ripeto, a me è piaciuto e il gioco assolutamente non è legnoso né niente. Anzi, dico anzi, fossero tutti così, sarebbe splendido. Il problema, forse, l'unico problema, se qual è? È che giocarlo di giorno è un po' difficile perché c'è troppa luce nella stanza e è troppo buio nello schermo. Però vabbè, proprio fatto così. Cazzo, mi sono saltato una stanza lì in fondo. Andiamo a vedere la stanza, che non mi ricordo. Questo sta sempre male, sempre colpito, piange. Sì, guarda che io non gioco mica con le cuffie. L'ho giocato una volta con le cuffie, poi ho smesso perché mi mette paura. Aia, che cazzo è? Ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Bastardo. Sì, ha un sonoro di tutto il rispetto, guarda. È veramente spettacolare. Ti mette proprio nel mood giusto da cagarti addosso. Chi è questo Shawn Mitchell? L'affettuosa memoria, la sua scomparsa. Oh, è morto Sean. Santa Stella, South Vale. Ah, si magna, buono. Senti, curiamoci, non si sa mai. Non ci sta un cazzo. Porta chiusa. Ok. Andiamo in bagno se c'è qualcosa. Il bagno è chiuso. Ingresso carico. Pallottole. E tra l'altro non è neanche troppo avaro di pallottole e roba del genere. Per fortuna, roba per curarsi, per armi, roba del genere, se ne trovano abbastanza. Dove andiamo adesso a vedere la 107? Andiamo a vedere la 107, cosa mi dice la 107? Sì, anche perché. Sì, no, altri livelli di difficoltà non li voglio proprio vedere perché. Penso che una volta che lo finirò, per un bel po' non ci metterò mano, perché mette l'ansia. Anche se sui cassetti ho una cosa da dire, un piccolo appunto. Te li fa aprire sempre quasi tutti e non c'è quasi mai dentro un cazzo. Cioè, proprio niente, sono sempre vuoti. Porca miseria, ma lascia, non me li fare aprire. Sto lì a perdere tempo ad aprire cose che tanto non. Chi cazzo? Ma. Bastardo, maledetto, infame. Ma mi devo curare di nuovo. Quanti ne ho di sti cose? Diamoci una siringata di droga, va. Almeno siamo messi bene. Cioè, stai lì sempre ad aprirli e poi dentro non c'è niente. Fa anche incazzare perché dici minchia, vai in una cucina, hai quattro cassetti da aprire e trovi un succo di frutta per dire. Va bene, fammi aprire solo il cassetto col succo di frutta. Oh, questa è la chiave della lampada. L'Edera Helix sembra affetta da una specie di parassita. Separarla dalle altre piante moriranno. Vabbè, e fai in fretta a far diventare Silent Hill e Resident Evil con le piante e i diservanti. Vabbè, dove eravamo qua? Ma la 107 alla fine l'ho aperta. Ci sono andato lì dentro, ma che cazzo. No, gli ambienti sono molto belli, sono fatti bene, cioè. Dettagliati, molto belli, ci mancherebbe proprio. Attenzione, chiave dell'alba 312.
Voglio aprire la porta con la mela marcia. Niente, va bene. Allora adesso c'è quella porta lì. Questa si apre e andiamo di nuovo nel fantastico cortile. Che meraviglia. Siamo di nuovo qua. Ma una domanda che non so se mi sai rispondere. Guarda con attenzione. Io a un certo punto sono andato di qua e c'è sta bella fontanella con sto coso rotto e del pesce rotto non mi interessa. Qui, come puoi ben vedere, c'è un carillon che sembra quasi spaccato, non lo so. Comunque c'è sto carillon. Ci ho cliccato sopra perché prima c'era il prompt con la X per cliccarci sopra. Non me lo ha dato, nel senso che nell'inventario non c'è, perché come vedi è ancora lì, e non lo posso più cliccare. Come mai sta cosa qua? Ecco. Eh no, penso di no. Almeno, forse me l'ha fatto quando ho visto la fontana. Però quando ho preso, perché ho... Prima ho visto la fontana e me ne sono andato perché mi sono fermato a vedere sta roba qua così. Ho fatto così, mi sono guardato la fontana e sono andato via. Ho girato un po' dentro l'hotel, poi mi sono andato a fare un giro fuori, ho fatto il giro qua intorno per vedere se non ci fosse niente e ho beccato sto coso qua. Ho cliccato sopra, a meno che secondo me questa roba qui serva per il New Game Plus. Perché io so che nel New Game Plus le cose cambiano un pochino, nel senso che trovi degli oggetti che non trovi in prima run. Questo anche perché poi ti serve per i finali, perché mi sembra che un paio di finali li puoi fare solo in New Game Plus. Quindi non lo so, però boh, per tanto così non li mettere. Cioè, fai ad esempio dove cacchio era? Nelle prigioni. Le tessere, quella della seduttrice, le altre cose, le hai trovate tu? Perché io ne ho trovate alcune di tessere, ma come qui non me le faceva prendere. Cioè, le vedevo, le cliccavo sopra, poi però non né le ingrandivi e né ti dava la possibilità di tenerle nell'inventario. Allora, il risultato di sto giro che ci siamo fatti è che siamo andati di qua. La bambina intanto si è persa come una merda, ma della bambina onestamente me ne fotte pure poco. Sono contento che ho fatto fuori quel ciccione di Eddie che mi sta sulle palle, anche se mi ha fatto consumare un mucchio di cure quel bastardo. C'aveva una mira sto stronzo. Ma sì, ma certo, ma poi a prescindere dal fatto che se ti arriva una lettera da tua moglie che è morta da 3 anni, dovresti pensare che non è stata scritta da lei. Ma poi arrivi in una città palesemente abbandonata e ancora ci può stare che dici, vabbè, sarà lì. Ma poi vedi dei mostri che non hanno senso, due paia di gambe attaccate uno sopra l'altro, gente che è un sacco di cadavere fatto di carne, infermiere assassine. E tu continui a rimanere in questa città di merda, ma vattene, ma che minchia fai? Cioè, o lui pensa che sia tutto normale, quindi nella sua testa non li vede come mostri, ma non lo so perché lo dice che la città è piena di mostri, quindi non può essere. Oppure c'è qualcosa che non quadra, cioè, a prescindere che, vabbè, che lui è malato, si sa, quindi, che è solo un povero pazzo. Però... Sorry, web closet. Sì, no, le animazioni sono belle. Ricordano tantissimo i film horror giapponesi, se ci fai caso, ma tantissimo. Sai dove ci sono quelle immagini un po' così che si agitano, fanno? Ricordano molti film giapponesi.
Tipo The Ring, sì, una roba del genere, sì. Sì. Questo è sempre lo spartito, questo è un altro però, mi sembra, è lo stesso. Boh. Sarà un gatto e un topo, a me però sembra un cane. E se lo rompo? Niente, non me lo fa rompere, peccato. Allora, di qua non c'è niente da fare. Sì, no, l'ospedale non finiva più, che parle palle. L'ospedale era una roba assurda proprio, guarda. E i bracciali, no, no, no. Guarda, sono alcune cose che lì per lì le... Ecco, a me di solito capita questo, non so se capita anche a te. A me succede sempre così. La prima volta il gioco lo gioco, no? Ci sono alcune parti che logicamente sono più noiosette di altre in qualsiasi gioco. Magari non noiose in senso assoluto, ma che a me stufano, nel senso, ah, che palle, devo rifare quella zona, non c'ho voglia. Questa cosa qua mi blocca poi il rigiocarlo una seconda volta. Perché poi incomincio a pensare, minchia, ma poi c'ho quella cosa da fare, che palle, ci metto 3 ore, non c'ho voglia, e non ci gioco più. A volte mi succede, eh. Poi a volte faccio, ma sì, vabbè, passerà, quindi la faccio. Però a volte non. Questa cosa qua non me lo fa più giocare. Allora. Sì, è più fluido perché sappiamo già tante cose. Però, boh, non lo so. Proviamo ad andare di sopra. C'è qui. Chiave dell'alba. Oh, attenzione. Mamma mia, c'è di nuovo gente. Io scappo di qua. Eccolo. Oh, minchia che paura. Maledetti. Anche perché i mostri sono come i manichini e non li puoi rompere. Eccolo! Bastardo, ginocchio, stronzo, muori. Attenzione, una mela. Una mela al giorno, leva il medico di torno. No, dove vai? Dove scappi? Fatti menare! Fatti malmenare! Uff, roba brutta. Chiave della stanza 202, ragazzi, 202. Andiamo sul balcone, vediamo un po' la c'è qua fuori, un po' d'aria fresca ogni tanto. E grazie, ma chi lo prende? Allora, già è un gioco di nicchia. Perché onestamente le avventure grafiche del genere, i film interattivi, chiamiamoli così, già sono una cosa che ti deve piacere. Tipo The Quarry, non so se l'hai giocato, è uno di quei giochi che deve piacerti. Poi, chi lo ha già giocato, tipo me, io l'ho già giocato Until Dawn. Non lo gioco più perché so già come va a finire, lo conosco. E quindi per vedere una grafica leggermente migliorata, che poi è tutto dire, non me ne frega niente e non lo gioco. E non, quindi non lo avrei ripreso lo stesso. E i giocatori nuovi sono pochi, cioè ci credo che alla fine attira poco, perché non è il titolo da fare un remake o una remastered. Innanzitutto perché ancora c'è in circolazione la versione PS4 che costa 10 euro usata. Quindi se io devo comprare il gioco, tranquillo, me lo prendo versione PS4 e non se ne pare più. Ma così no, cioè, non avrebbe letteralmente senso. Infatti non aveva senso. E hanno cannato di brutto, ti giuro. Solitamente qui i remake e le remastered sono ci guadagna sempre, e sto giro gli hanno fatto. C'è poco da dire. Eccolo.
Anche l'infermiera. Anche i due sparare. Buongiorno, però devo sparare con la pistola, non col fucile. E dicevo, quindi è normale che a suo giro non ci abbia guadagnato, perché ha fatto proprio un errore nel titolo che ha scelto per fare da usare come remaster. Però poi un titolo come Bloodborne non te lo rifanno ma neanche a pagarli, perché che schifo Bloodborne, che cazzo. E tutti noi qui ad aspettare un Bloodborne che non arriverà mai. Poi non capisco da che parte arriva, li sento un po' funchiette. L'infermiera, che se gli spari nelle ginocchia e poi gli... Ecco, e poi dai una bastonata in testa e la metto sui due colpi. A posto. Boh, ma tanto Bloodborne non lo faranno mai remastered. Se vedi non lo portano nemmeno su PC apposta perché Bloodborne rimarrà lì in eterno. È un peccato, ma su Bloodborne purtroppo ci sarà poco da fare. Questo è il secondo piano. Sarà di lettura. Perché c'è quel punto interrogativo? Ufficio dell'infermiera, guarda roba. Io ho tutta quella parte lì da fare. Tra l'altro, stanza 202 è lì al fondo. Andiamo a questa parte di qua. Quindi. Quindi, boh, ti dico, di Until Dawn me l'immaginavo, ho letto la notizia che ha fatto peggio di Conquer. La cosa positiva è che essendo un single player non hanno da gestire server o roba del genere, quindi rimarrà in commercio. Non lo ritireranno perché non hanno necessità di ritirarlo dal mercato. Bello sto quadro, figo. Quindi diciamo che la perdita sarà relativa, nel senso che nel breve periodo venderanno niente, ma poi più avanti con gli anni magari qualche piccola entrata la faranno. Però minchia, devo infilare lì. Proviamo a mettere i libri.